sta all'interno della stessa impresa, pur con due modelli di divisione di business, vediamo come nel beverage c'è un'alta stagionalità chiaramente nel periodo estivo con basse stagionalità nei primi tre mesi dell'anno e nel periodo novembre-dicembre, che guarda caso va a coincidere in una logica di flussi di stagionalità in maniera opposta ai picchi più elevati delle vendite per quanto riguarda il food. Questo è un elemento, un ulteriore elemento, come chiaramente di convergenza per quanto riguarda quantomeno la parte della dinamica dei costi fissi o strutturali di un'impresa. Sotto vediamo chiaramente le due cose armonizzate che tipo di effetto producono. La stessa cosa la vediamo in un aspetto grafico, quindi vediamo le due linee verde e blu per quanto riguarda beverage e food, quella intermedia che è la rossa, che è la somma, dà l'idea anche in termini visivi di come le due linee che tendono ad andare, diciamo, in termini proporzionali alla propria stagionalità, unite tendono ad avere una linea quasi mediana o comunque con picchi meno accentuati. L'azienda, quindi quello di cui stiamo parlando, che tipo di caratteristiche ha? Ha un'azienda che in termini di dimensione sviluppa un fatturato nel beverage di circa 5 milioni di euro. Di questi 5 milioni sono fatti per 3 milioni e mezzo nel canale diurno e serale, con una numerica di clienti serviti che si attesta sui 350. Un dato anche di carattere tecnico, una scopertura disponibile in termini di magazzino di circa 700 metri sono stati necessari per poter sviluppare, diciamo, il business del food. Potenziale, se andiamo a vedere con i dati che abbiamo visto prima, di questi 350 clienti si è parlato, quindi si è lavorato su un potenziale di fatturato di circa 7 milioni di euro. Entriamo un attimo in quello che è l'offerta, quindi che tipo di offerta oggi questa azienda ha al proprio interno. Ha un'offerta di circa 700 referenze suddivise nelle tre macro categorie, e qui lo vediamo più per un aspetto di carattere ambiente e logistico. Abbiamo 350 referenze di surgelato, 110 di reperibile e 240 di secco, chiaramente con dei livelli di, per quanto riguarda la logistica e anche il magazzino, quindi interni ed esterni, con caratteristiche di prodotti che vanno a meno 20, prodotti che vanno a più 4 e il secco che diciamo viaggia con le classiche, diciamo, logiche di prodotto. Qui vediamo in maniera molto estesa quali sono poi all'interno di ogni categoria il numero di referenze. Vediamo come si sviluppano le referenze nel surgelato, nel deperibile e nel secco. Quindi questo è sostanzialmente quello che oggi questa azienda è in grado di offrire al proprio cliente, che fino a due anni fa serviva esclusivamente con il beverage. Ecco, questa è un po' la riflessione che io riconduco e oggi faccio vedere ai clienti, ai nostri, diciamo, distributori che hanno intercettato il food, dove sono posizionati. Vediamo che la maggioranza dei distributori è posizionata nella parte secco, quindi vuol dire che sta intercettando a malapena il 10% del potenziale del suo mercato, e oltretutto in un'arena competitiva dove ci vanno un po' tutti, anche perché ci sono barriere d'ingresso in termini di servizio che sono molto basse. Ce ne sono altri che vediamo hanno iniziato il percorso sul deperibile, e ce ne sono pochi o quasi nessuno che oggi è in grado di offrire una proposta così strutturata che abbia al proprio interno dei contenuti di servizio molto alti. Qui vediamo un modello, cioè quello che è stato poi il lavoro fatto anche in una logica di layout. Vediamo la parte del layout beverage, vediamo tutta la parte del layout secco, gelo e deperibile. Questa azienda ha una copertura di 1800 metri quadrati divisi tra beverage e food, e queste sono un po' le caratteristiche, cioè, di come questa impresa sta lavorando. Veniamo alla parte, diciamo, più importante, anche capire tutto questo, che implicazioni di investimenti. Qui vediamo subito quali sono gli investimenti necessari fissi.
Quindi è chiaro che stiamo parlando di necessità di investimenti per quanto riguarda celle gelo, celle deperibile, e l'investimento che è stato sostenuto si è attestato circa sui 250.000 euro. Vediamo il modello organizzativo con cui sta lavorando questa azienda, vediamo come la parte alta, quindi la parte diciamo amministrativa, credito, ha una logica trasversale, ma vediamo il modello di business sostanzialmente che abbiamo già dichiarato all'inizio. Qui si sta parlando di un'azienda che ha deciso di lavorare per logiche di divisione. Vediamo come c'è la divisione vendite beverage, divisione vendite food, e sulla parte logistica cioè completa la filiera. Quindi è un concetto di filiera che non può essere integrata per quanto riguarda le vendite e la logistica. Ci sono aspetti di convergenza su altri punti. Diciamo, adesso entriamo in quello che è il business plan, quindi vediamo i numeri, come sono stati costruiti e come si sono sviluppati. Per quanto riguarda le vendite, è stato immesso immediatamente, diciamo in fase di startup, una figura di riferimento sulle vendite che avesse anche delle competenze diciamo di categorie, perché stiamo parlando di competenze che difficilmente ci sono all'interno di un distributore beverage, con l'inserimento di due persone e per quanto riguarda l'anno successivo, quindi il secondo anno, una terza persona. Per quanto riguarda sempre la parte commerciale, è stata prevista comunque un costo parziale di una figura dedicata al riordino e all'approvvigionamento, perché ci troviamo di fronte a prodotti specialmente deperibili che hanno delle caratteristiche di scadenze che hanno diciamo, necessità di essere seguite in maniera puntuale e con grande attenzione. Per quanto riguarda l'area logistica, chiaramente tutti i costi magazzino e distribuzione per quanto riguarda la filiera food. Costi amministrativi, chiaramente qui ci sono stati dei punti di sinergia e quindi di ottimizzazione che hanno aiutato nella fase di start-up per armonizzare un po' meglio i costi, per poi portarla sostanzialmente a quelli che sono gli indicatori di riferimento canonici per quanto riguarda i costi amministrativi. La parte che cambia in maniera radicale per quanto riguarda la filiera di food è la parte che riguarda i costi, nei costi generali la parte diciamo della quota energia elettrica, perché sostenere sia nel magazzino che nella distribuzione cioè una diciamo una logica di freddo ha dei costi di energia molto elevati. Gli investimenti, si è optato per un piano di investimento e di ammortamento su base 5 anni, anche se specialmente per quanto riguarda gli aspetti di investimenti fissi ci troviamo di fronte a beni che hanno una durata ben oltre i 5 anni. Qui vediamo qual è stato il piano di sviluppo vendite, quindi a fronte dello start-up della struttura vendite, cioè l'inserimento del responsabile, due persone e nel secondo anno la terza persona, diciamo che si è riusciti ad ottenere diciamo, uno sviluppo vendite. Il primo anno è quello più pesante, vedremo anche nel conto economico l'impatto dello start-up, per poi arrivare diciamo, a regime a un fatturato che rappresenta circa il 40-50% del potenziale che questa azienda aveva a disposizione attraverso i propri clienti serviti nel beverage. Qui vediamo il modello di conto economico, che sono in sostanza per mettere di fronte conto economico beverage e conto economico food. Quali sono le variabili? Sulla parte vendite sono pochi, ci sono differenze di costi tra magazzino e distribuzione. Il beverage ha diciamo l'acronimo STAC, sta per servizio assistenza impianti spina, che comunque è una componente importante in termini di struttura di costi. Per quanto riguarda amministrative generali, vediamo come sono superiori i generali nel food per la logica che vi ho detto prima dei costi di energia. E oltre diciamo, gli ammortamenti, la quota ammortamenti nel food è più alta, ma a fronte di investimenti che abbiamo visto necessari per gestire la filiera del freddo, per arrivare alla fine sostanzialmente all'EBIT, quindi al margine operativo lordo prima degli interessi e delle tasse, che è superiore di poco nel food, ma dà una fotografia, quello che a mio avviso è importante, dare una fotografia
se ci sono punti di convergenza, quindi di linearità, o ci sono differenze estreme. Vediamo cosa è successo sul conto economico. Abbiamo chiaramente il conto economico il primo anno che all'EBIT segna un meno 130.000, quindi una quota di risultato negativa importante che deriva sostanzialmente dallo start-up commerciale, quindi costi commerciali molto alti, costi logistici e anche i costi di, per quanto riguarda gli ammortamenti. Il tutto nel momento in cui comincia a partire il motore dello sviluppo del fatturato, tendono ad armonizzarsi. Il secondo anno c'è un sostanziale, diciamo, linea di pareggio, il terzo anno si comincia a vedere dei risultati interessanti in termini di profittabilità, per arrivare poi al quarto anno a una logica di regime. Bene, all'interno del piano non sono evidenziati chiaramente alcuni aspetti di sinergie, quindi i famosi punti di contiguità, cioè il sistema informativo si è riuscito, diciamo, a lavorare con lo stesso sistema con alcune implicazioni, cioè o comunque applicazioni nuove. La parte dell'ufficio acquisti comunque ha beneficiato all'interno di questa nuova società, armonizzazione dei costi, la parte logistica, il credito e così via. Però ecco, come possiamo vedere, se leggiamo un processo come questo pensando di avere delle sinergie importanti, la nota che esisto dice che non sono queste, non ci sono sinergie importanti. C'è una logica chiaramente di modello e di presidio di mercato diverso da quello che questa azienda aveva tre anni fa. Bene, andiamo un po' nella sintesi. Sostanzialmente, quali sono gli elementi chiavi di questa che esisto? Che è riuscita ad arrivare a un punto di pareggio nei due anni, il payback, quindi il payback dello startup, quindi la forte perdita che abbiamo visto nel primo anno è stata assorbita nel terzo anno, quindi si è riusciti in sostanza ad avere un ritorno su quello che è stato il costo dello startup. È chiaro che ci sono indicatori economici che nel suo insieme stanno migliorando e ci si aspetta un notevole miglioramento, perché la fase più importante è stata passata, e ci sono aspetti che magari rientrano più nella parte di intangibile. Un'azienda molto più forte sul mercato, una relazione molto più importante con la propria clientela, un gap di differenziazione nei confronti dei competitor nettamente diverso da quello che poteva essere la posizione precedente, e si è iniziato, anche se chiaramente a piccoli passi, una logica di piano di sviluppo, quindi nuovi clienti, con la possibilità a questo punto di avere un'offerta sul mercato chiaramente molto più ampia. Stiamo parlando di qualcosa che va a soddisfare il 50-60% del fabbisogno di un punto vendita, con una matrice commerciale di vendite a doppia mandata. Questo è quanto abbiamo fatto insieme a un distributore, quindi a un vostro collega. Vuol dire che si può fare, cioè pensare a rivedere il proprio modello di business. C'è qualcuno che ci è già riuscito, ce ne sono altri che lo stanno facendo. Ci sono alcuni che all'interno di questo percorso hanno deciso di affrontarlo anche a step. A prescindere da quello che abbiamo visto, proprio per dare continuità anche all'intervento del dottor Matrullo, quello che deve emergere comunque per intercettare i futuri cicli di crescita è necessario rivedere il proprio modello di business. Può essere questa un'opportunità di valutazione, ce ne possono essere tante. Grazie. Benissimo, grazie Alberto. Avevamo promesso di dare un po' di numeri, di portare case study. Quest'anno pensiamo di essere stati particolarmente innovativi da questo punto di vista. Anche con Alberto, come abbiamo fatto con Bain, abbiamo individuato due domande per la platea, quindi telecomandi alla mano. Il primo tema che abbiamo messo a fuoco è: quali opportunità sono legate al business del food dal vostro punto di vista? Abbiamo tre opzioni: maggiore fidelizzazione del punto di consumo, migliore copertura del territoriale e modello distributivo specializzato.
Vediamo cosa pensa la platea di questo. Se poi le hostess magari entrano, vorrei sentire magari dalla platea qualche cosa dal vivo. Abbiamo due microfoni, se magari ci poniamo al centro della cosa. Grazie. Un 51% di convergenza su un'opportunità di fidelizzazione, direi che forse era prevedibile, Alberto, cosa dici? E un 34% di modello distributivo specializzato. Come dai questa lettura dei pareri della platea? Allora, diciamo che se dovessi tradurre queste tre domande in tre proprio aggettivi. Allora, fidelizzazione... vicino al microfono. Ah, scusa. Fidelizzazione la guarderei come la logica di... migliore profittabilità, perché fidelizzazione con un'offerta così ampia consente all'impresa di ottenere dei risultati più performanti per quanto riguarda la profittabilità. Il punto che riguarda invece l'altro punto, che è modello distributivo specializzato, cioè do anche delle risposte di cosa è successo all'interno, ha consentito, proprio come dicevo prima, con la possibilità di avere due strutture di vendite sul territorio, la logica anche di elemento, un fattore di crescita. Oggi questa azienda è più forte, riesce ad acquisire meglio e diciamo con opportunità anche di selezionare la clientela grazie a una doppia struttura di vendita che certe volte diventa poi in una logica sinergica, cioè riesco a fare un cliente col food e poi ho il mio collega del beverage al quale posso sostanzialmente dare delle indicazioni e riuscire magari anche pian piano di introdurlo nella logica di beverage. Un'altra domanda che ci siamo posti è: quali criticità avreste potuto individuare? Progettica ne ha individuate tre potenziali, di tipo logistico, sulla struttura di vendita o la barriera all'investimento. Vediamo le vostre considerazioni. Alberto? Allora, mi sembra che siano tutte abbastanza equivalenti, anche se la struttura di vendita, mi sembra che in termini di valore, esprima diciamo, la preoccupazione o comunque la criticità maggiore. Allora, io vorrei rispondere nel senso cosa è successo all'interno di questa case history e quali sono stati gli elementi di questi tre fattori critici che, se sono stati messi come domanda, è perché in effetti hanno avuto delle logiche di evidenze di questo tipo. Allora, per quanto riguarda la filiera logistica, chiaramente è impegnativa, stiamo parlando di un qualcosa che è diverso da quello che abitualmente questo distributore di bevande aveva al proprio interno, però devo dire che il rovescio della medaglia è stato un contenuto di servizio molto alto, e questo si ricongiunge a il ruolo, se devo rimanere nell'anonimato o voglio uscire da quelli che sono gli schemi classici, il fatto di essere in grado di erogare un servizio ad alto valore aggiunto, questo mi dà
maggior visibilità e importanza. E dall'altra parte non dimentichiamo anche l'aspetto barriere d'ingresso. Se è così complessa e necessita anche di investimenti, probabilmente le barriere d'ingresso sono un po' superiori allo standard. La struttura di vendita, ecco, questo devo dire che è stato il primo timore che mi ha manifestato l'imprenditore col quale abbiamo fatto questo percorso. E devo dire che per certi versi è stato forse il meno difficile, ma per un semplice motivo. Il distributore di bevande è abituato, in un momento in cui decide di fare un percorso di crescita, dice: io voglio sviluppare meglio la mia azienda, voglio crescere, voglio andare su un territorio nuovo, devo cercare nuove persone. Ho bisogno di persone che abbiano competenze e ho bisogno di persone che abbiano relazioni anche con questo mercato, che poi qualcuno capisce che si traduce anche in problemi, certe volte di conflittualità. Qui la differenza sostanziale è che quando noi sono state cercate le persone, non abbiamo cercato delle persone che avessero conoscenza del territorio e relazione col punto di consumo. Perché la cosa sulla quale si basa questo progetto è che i clienti sui quali questa persona deve andare a lavorare li decido io, imprenditore. Sono i miei 350 clienti, li seleziono, cerco di prenderne quelli che hanno maggior potenzialità, escludo quelli che hanno problematiche, una fra tutte il credito, e il ruolo del venditore deve essere un ruolo che porti chiaramente quello che oggi manca all'azienda di distribuzione Bevers, che è la competenza di prodotto. Diciamo che in un percorso come questo è stato, anche per una logica di tranquillità e sicurezza, perché se io devo cercare, penso di crescere su un territorio e delego all'uomo di vendita il fatto che abbia competenze di prodotto, che conosca il territorio, abbia relazione con i clienti, vuol dire che poi sostanzialmente quel mercato che andrò a fare non so quanto sia in mano a me come azienda o quanto è in mano al venditore. In questo caso sono io che guido. E a questo punto diciamo che non lasciandosi per certi versi deviare dalla barra, la direttrice del progetto, quindi al di là che arrivasse un venditore e dicesse: ma sai, io conosco 30 punti vendita, lavoro già e quindi ti posso portare del fatturato subito, abbiamo risposto: non interessa. Cioè, noi vogliamo che tu con le tue competenze, e noi te le paghiamo perché conosci la categoria, io la conosco, non la conosciamo, tu vada a lavorare dove dico io. Perfetto, io direi, se ci sono due domande molto veloci, sintetiche, e altrettanto sintetiche le risposte di Alberto, due. Tutto chiaro, tutto perfetto. Allora direi, ringraziamo ancora Alberto Scola per il suo intervento, rimane in sala, quindi delle domande potremo farle nella parte finale. Abbiamo chiesto a un docente di marketing dell'Università IULM di Milano, molto conosciuto nel settore della distribuzione, Luca Pellegrini, di aiutarci prima del dibattito a trarre alcune conclusioni, alcune considerazioni su quello che sono, dal suo punto di vista, sulla scorta delle cose che abbiamo presentato in questi due giorni, le priorità per il fuori casa, e ci darà anche degli spunti interessanti, sono certo, per la tavola rotonda tra poco. Puoi parlare al microfono del podio? Ma io preferisco il microfono, il gelato, perché quello del podio mi impianta lì, mi sento inchiodato, riesco a muovermi. E sono stato come voi seduto prima, quindi immagino quanto anche voi vorreste essere sul podio almeno per potervi muovere. Allora, cosa mi ha chiesto Ivo? Io mi ha chiesto sostanzialmente di fare il riassunto, per passare poi questo riassunto a chi verrà dopo nella tavola rotonda. Quindi non ho fatto altro che un riassunto, avevo un problema. Ieri potevo riassumere delle cose che avevo sentito, quelle di stamattina non potevo riassumere ieri sera facendo queste slide, quindi le ho immaginate. Mi sembra che ci siamo, direi che di aver immaginato abbastanza nelle linee di quello che è avvenuto. Allora, come ho fatto il riassunto? Due parti, l'ambiente di riferimento, ieri se ne è parlato molto e poi se ne è parlato più oggi, ieri sono stati accenni sparsi qui e là, la struttura della filiera, e ho provato a mettere in ordine domanda, punti di consumo in grossa industria, partiamo dalla domanda come giusto, lo diciamo tutte le volte che bisogna partire dal consumatore, quindi facciamolo, e poi vediamo tutto il resto. Quindi un elenco di cose che mi sono rimaste, che mi porto a casa
da queste giornate. Sulla congiuntura non sto molto, ieri se ne è parlato tantissimo, c'è una conclusione che è corale, ma c'è molto da dire. 3 anni difficili con una bassa crescita, anzi una decrescita per l'anno in cui siamo e forse anche nell'altro, nel prossimo, prelievo fiscale feroce e questa minaccia, perché per ora è una minaccia, di questa IVA che potrebbe arrivare o no, boh, si tratta di vedere se il recupero dell'evasione consentirà di non andare a toccarla. Ovviamente per il vostro settore questo è un problema rilevante, potrebbe esserci un beneficio laddove questa IVA viene ritornata perché va a finanziare una riduzione del costo del lavoro. Fatemi solo dire una cosa in merito, noi abbiamo fatto all'incirca, faremo alla fine dell'anno prossimo, probabilmente faremo in 5 anni 7 punti di PIL in meno, 7 punti di PIL non è che sia poco, è un bel po', e questi punti di PIL ce li giochiamo, poi ciascuno di noi, qualcuno ha avuto sul suo reddito personale, sul suo PIL personale, meno 1, qualcuno più 5, qualcuno meno 20, è pesante. Io credo che questa dimensione debba essere adesso, cioè dobbiamo uscire da una situazione un po' cloroformizzata. Io ho la sensazione di una situazione un po' cloroformizzata. Sarà la neve, che, per cui a Roma hanno chiuso tutto, scuole, uffici, niente. Chiusa Roma, nevica, tutti a casa. Allora, no, è un periodo lungo che richiede di essere utilizzato, e proprio in questi periodi che bisogna pensare a cosa fare, a rimettersi in gioco. Quindi quello che ci vuole veramente, di cui si sente bisogno ovunque nel nostro paese oggi, è un po' di spinta. Ieri poi un'altra cosa interessante da mettersi lì, questo adesso dobbiamo uscire dalle grane, dai problemi, ma quando saremo usciti dalle grane, dai problemi, sono pronto a scommettere quello che volete, poi non lo so, se volete vi lascio il biglietto da visita per venirmi a trovare. Ci sarà, salterà fuori di brutto di nuovo il tema dell'ambiente, della sostenibilità, eccetera eccetera, e quello che ieri ci ha detto De Castro credo sia qualcosa su cui pensare molto attentamente, da tenere presente, perché questo problema delle materie prime, e per quello che riguarda quelle agricole, è una minaccia a questo settore molto forte, perché questo vorrebbe dire far crescere i costi di questo settore. Allora, vediamo se, ecco, schiaccio più forte. Ecco, una cosa di cui si è parlato, ma sembra quasi una cosa generale che non riguarda nessuno, è questa cosa qui delle liberalizzazioni. Allora, io non so quale sia la vostra impressione. Io sono devo tirarmi su tutte le mattine la mascella perché mi viene giù. Cioè, in 3 mesi, li avete visti i decreti, si scaricano su internet, prendiamo il secondo, Cresci Italia, sono 119 pagine di bombardamento su a raffica tutti i settori. Il prossimo che arriva, questo sulle semplificazioni, sarà la stessa identica cosa. 3 decreti spaventosi che stanno cambiando le regole del gioco a una velocità che quasi uno appunto non se ne rende conto. Poi dovremo metabolizzare tutta questa roba qua e ci riguarda tutti. Allora, ci sono le stazioni di servizio, uno del Cresci Italia, uno dei punti di Cresci Italia, mi ricordo sia dal 17 al 20 sono quelli che riguardano le stazioni di servizio, dice tutte le stazioni di servizio possono somministrare cibo e bevande, sono 25.000 punti vendita, mica tutti lo faranno, però mercato interessante. E in generale, se guardate tutte le norme sul commercio, liberi tutti, si può fare quel che si vuole, non solo, ma si può ricorrere se nel caso laddove ci siano impedimenti da parte della pubblica amministrazione. Questo nel vostro settore io non ho dubbi, significherà ancora per certi versi più frammentazione, poi ci torno fra un attimo, e che significherà anche più concorrenza, perché questo è un settore già di per sé a basse barriere, se togliamo anche quelle di natura amministrativa, qua facilissimo. Quindi non tutti e non solo i nuovi arrivati riusciranno a stare sul mercato, qui c'è un punto su cui ritorno per ovvie ragioni. Poi la lotta all'evasione, qui non so come la pensate. Allora qua c'è il lupo al lupo, è un lupo al lupo perché no, quante volte abbiamo fatto la lotta all'evasione, io sono invecchiato con la lotta all'evasione e
Oh, ma queste stanno facendo sul serio, eh? Cioè, se voi andate in banca e chiedete non 999 ma 1000 euro, vi fanno riempire un modulo in cui c'è scritto perché e cosa ne vuoi fare. Allora voi potete, signori, potete dire argent de poche, però intanto va una notifica da qualche parte che avete ritirato a partire da 1000. Guardate che questo mette un po' in forse tutta un'economia, come dire, no. In banca, mi diceva la cassiera da cui sono stato 3 giorni fa, dice, quelli da 500 non li vuole più nessuno, perché ormai uno che prende i prezzi da 500 è mafioso e evasore. Adesso su Corriere dicono che anche stanno tutti quelli che hanno le automobili di lusso stanno ritornando al concessionario per non essere preso. Poi, qui non stanno scherzando, e questi durano un altro anno, dai, sappiamo tutti che durano, chi li fa cadere questi per il prossimo anno? Allora, per un altro anno questa cosa qui va avanti, le macchine si mettono in moto, l'agenzia delle entrate comincia a lavorare, e una volta che la macchina si mette in moto poi non è così facile tornare indietro. È una cosa che dico perché, ma perché se ci crediamo, se questa cosa funziona, verrà meno una parte della concorrenza sleale di coloro che sulla base dell'evasione sono riusciti nel passato al dettaglio, nei punti di consumo e qualcuno forse anche nell'ingrosso a vivere perché aveva costi più bassi degli altri. Un vantaggio per gli operatori più strutturati. Occhio a tutta questa fase di riassetto normativo perché è molto rilevante. Ma veniamo al settore, partiamo dalla domanda. Qui è andata male? No, ma dipende. Cioè, in un paese che ha perso quei 7 punti di PIL in 5 anni, non è che uno può dire semplicemente che è andata male, deve guardare in termini relativi, cioè come è andato lui rispetto a quei 7 punti, diciamo la media, insomma. Allora, se voi guardate l'andamento di questo settore, è andato meno peggio degli altri, e per giunta il fuori casa è andato un po' meglio del food, quindi è un settore che ha tenuto, non è vero che non abbia tenuto. Certo, ha tenuto nelle condizioni date. Allora, una cosa che vi consiglio è di non prendere in considerazione quelle analisi che vengono fatte su 1000 persone intervistate al telefono, a cui si chiede qual è la cosa a cui rinuncerai adesso che sei in difficoltà, e tutti vengono fuori, il ristorante, il bar. Stanno intervistando la mamma che rinuncia al bar per poter mantenere l'argent de poche, venuta fuori sta parola, usiamola ancora, per i figli che sono i clienti, circa un terzo del mercato di questo settore. Questi hanno una domanda che è estremamente poco elastica, perché quello per loro non è una, come dire, pratica di natura alimentare, è una pratica di natura sociale. Lì ci giochiamo il matrimonio, voglio dire l'accoppiamento, quindi non se ne vanno via. E vi chiedono in particolare ai vostri clienti, dammi delle alternative sensate a prezzi ragionevoli perché io possa continuare a fare questa cosa che per me è fondamentale. Questo è il, come dire, l'assicurazione vita attualmente del fuori casa. Pezzo buono, poi ci sono i pezzi meno buoni, e i pezzi meno buoni ho messo lì la componente invece di quelli che, come dire, alimentano la parte lunch. Questa è una domanda molto più elastica perché lì c'è il reddito di tutti i giorni, devo spenderlo tutti i giorni, e lì c'è il rischio che fuori casa torna a casa, perché ritorno, sono di Milano, alla vecchia schiscetta, o altrimenti, poi ci arriviamo subito, a qualcun altro che offre quelle cose, la grande GDO un po' lenta, un po' si muove con lentezza grossissima, ma qua comincia a svegliarsi. Terzo punto sulla domanda, è un problema di questo settore che manca di stimoli promozionali. Prima Ivo diceva che, ma lo sapete tutti, perché se andate al supermercato lo vedete tutti, entrate ed è un bombardamento di promozione da tutte le parti, tutti che vi spingono, prendi il mio, prendi il mio, prendi il mio, uno entra in questo settore, tutti i signori, cravatta, giacca, tranquilli. E lì ci sono dei problemi che riguardano in particolare voi, cioè la trasmissione delle possibili iniziative per tenere un po' vivace questo settore tra industria e punti di consumo attraverso la rete dell'ingrosso. Allora arriviamo ai punti di consumo, dalla domanda passiamo ai punti di consumo. Allora abbiamo detto non diminuiranno, anzi le liberalizzazioni probabilmente faranno sì che ci sarà, anzi, un forte turnover
al margine di questo settore. Quindi occhio alle insolvenze, perché qua di gente che salta di sicuro ce ne sarà. Differenziazione delle proposte. Un po' di tempo fa, in questo settore qua, quando si guardava questo settore qua, si diceva: ma quando mai si industrializzerà anche il fuori casa? Sta avvenendo pian pianino, fra poco nulla. Se ci rifacciamo oggi la domanda, possiamo dare una risposta abbastanza sicura? Sì, non si industrializzerà. La differenziazione rimarrà enorme, e se voi guardate quello che sta succedendo oggi, i locali che aprono persone fra l'altro molto giovani, sono tutte cose strane, famo lo strano. Mia edicola passata a un ragazzotto che subito ci ha messo una macchina per fare caffè cappuccino, vende le brioche e c'ha sei cose per il gelato, più spazio non ce l'ha. Si è inventato questa formula qua. Legami con la territorialità, questo è un tema oggi per tutta la parte alimentare, ma non solo alimentare, mi riferisco sicuramente al vino, ma forse anche alla birra, perché no, ci sono potenzialità lì. Differenziazione vuol dire territorialità, legame col territorio, e quindi se uno va in quell'area, questa secondo me è una cosa interessante da esplorare. I punti di consumo, uno dei problemi che hanno è il rischio di avvitamento sui prezzi, e lì va controllato. Chi va in quella direzione un giorno o l'altro poi non riuscirà a pagarvi la fattura. Perché cosa fa? Cerca di recuperare coi margini per unità venduta quello che ha perso in termini di volume, e a questo punto esce dal mercato. Catene, ho detto, non succederà mai, ormai è evidente che in Italia non ci sarà mai un mercato come quello che c'è in altri paesi al di là delle Alpi o dell'Oceano, però non di meno oggi la potenzialità per dei progetti che non saranno enormi ristorazione a catena ci sono evidentemente, in particolare nell'area del low cost, ma anche quelli, io vedo quelli che stanno venendo fuori, sono tutti legati a questa nuova, come dire, immagine del food slow food. Dico solo questo per intendere il tipo di idea che ci sta dietro. Un'altra cosa che sta avvenendo, come in termini di punti di consumo, credo rilevante, è questa sorta di continuum, dove non ci sono più punti di cesura netti, tra fuori casa, take away e home. Carrefour Planet, nuovo format di Carrefour, per la prima volta se entrate riuscite a sedervi e mangiare e bere qualcosa. Uno dice, boh, non è che sia rivoluzionario. No, però comincia la grande distribuzione a capire che loro possono oggi muoversi in questo continuum e non limitarsi all'ultimo pezzo, perché l'ultimo pezzo oggi di tutto il mercato legato all'alimentare è quello che sta soffrendo di più in termini di marginalità. Quindi occhio anche lì quello che sta avvenendo, perché si muoveranno. L'ingrosso, allora qui non faccio che riprendere cose appena dette, resterà l'anello centrale per collegare produzioni e punti di consumo. È stato appena detto, credo che ormai anche questo sia un punto fermo. I casi che ha appena mostrato Matrullo su qualcuno che ha abbandonato, che ha tentato di integrare la funzione ingrosso e l'ha abbandonata, è la dimostrazione probabilmente che anche definitiva anche di questo fatto. Cioè, in questo settore, data la polverizzazione che c'è a valle, c'è bisogno, noi dobbiamo muoverci con un'automobile che ha tante diverse marce, perché deve adattarsi a un terreno estremamente complicato, difficile e diseguale. Questa però è anche una responsabilità. Questo essere in mezzo, punto di contatto, punto di trasmissione anche di informazione tra fornitori e clienti a valle, è una responsabilità, è qualcosa che da cui può nascere definitivamente un miglioramento della funzione di ingrosso e del modo in cui viene svolta. Qua di nuovo
pressione competitiva, lotta all'evasione, quello ripreso, anche qua un'occhiata a quello che sta avvenendo. Maggior concentrazione, imprese più grandi? A me sembra inevitabile che questo avverrà. E ripeto, tanto più inevitabile se certi spazi di marginalità al limite tra illecito e l'illecito, diciamo così, verranno meno, perché non sarà più possibile utilizzarli. Altro punto fondamentale per il vostro settore, i consorzi, che oggi sono consorzi che hanno sviluppato molto, in modo molto consolidato ormai la funzione d'acquisto. Questi consorzi sono, a mio modo di vedere, il punto di riferimento a cui si può fare capo per fare di più, per fare qualcosa che funga veramente, faccia dell'ingrosso questa leva di trasmissione, di sensibilizzazione verso monte, verso valle, che vuol dire poi passare da una funzione a basso valore aggiunto, movimentazione merci, a una funzione a più alto valore aggiunto, che è quella che è stata prima chiamata di consulenza. Ricerca di efficienza, quindi, che significa volumi, ma significa anche servizio alle due parti. Più efficienza, ieri si è parlato di tecnologia, noi ne usiamo poco in questo paese. La distribuzione ovunque è uno dei settori che più mangia tecnologia, perché lo sapete benissimo, fare questo mestiere significa fare migliaia, milioni di singole operazioni, ciascuna molto semplice, che una macchina fa in tempi più bassi, risparmiando costi rispetto agli esseri umani. Si ricava un po' di spazio per lavorare sul servizio invece che inseguire continuamente tutti questi dettagli. Software ormai ce n'è, si può farlo. Ma non solo, io ho messo il vuoto a rendere, perché questo è un segnalatore del tema sostenibilità, su cui prima o poi bisognerà ritornare per forza, perché ci arriveremo. Segmentazione, è stato detto, e io credo che sia fondamentale. Segmentazione è fondamentale per poter definire delle piattaforme di servizio che siano orientate alle diverse componenti della clientela e sulle quali, di nuovo, poi organizzare il ritorno sulla parola promozione. Quindi la segmentazione è una premessa alla possibilità di differenziare il rapporto anche in base alla redditività delle relazioni, diciamo, da una logica di servizio elevato a una logica addirittura di cash and carry, che, perché no, mi sembra sia stata sperimentata. Curiosamente si sta ritornando a guardare con interesse a quest'area del fuori casa sul tema del cash and carry, con un po' di servizio da aggiustare con buon senso. Produzione, non dico altro qui perché tanto adesso ci sarà un confronto diretto. Ecco, qui ritrovo la parola segmentazione e mi ritrovo perfettamente in sintonia con i precedenti due interventi. È fondamentale, cioè non si può qui non avere un modello di lettura del mercato. Cioè, quindi segmentazione non vuol dire semplicemente dire quello lì fa di più, quell'altro fa di meno, ma tutta una serie di cose che mi permettono di pensare anche in termini di sviluppo dei clienti e del servizio che posso darle per aiutarle ad andare in quella direzione. La domanda è: le due segmentazioni coincidono? E su questo un confronto ci vuole, perché se no andiamo dal bene al peggio, perché ognuno si fa la sua, e siccome non c'è stata un incontro, una partnership reale su questo tema, serve a nulla, anzi rischia di essere peggio il risultato. Prodotti su misura per il fuori casa, per evitare sovrapposizione col canale home, questo è un tema rilevante. Naturalmente si scontra con una cosa su cui l'industria ha investito moltissimo: economie di scala, riducendo la varietà. Quindi è una bella domanda, credo, all'industria, perché giustamente l'industria dice: più formati, più costi, più complicazioni, più magazzino, eccetera. E infine, domanda finale, come rispondere alla domanda di varietà dei punti di consumo? È evidente che loro stanno esprimendo una domanda di varietà, che è uno dei settori in cui l'offerta è più differenziata di qualcun altro. Non c'è uno bravo che non sia diverso da un altro. Chi va male sono quelli che si comportano con modalità standardizzate, penso in particolare ai bar.
domande ce ne sono quante ne volete per la prossima tavola rotonda e io non mi muovo. Basta. Luca, la tua relazione mi è piaciuta così tanto. Prima ti faccio una domanda io. Non hai toccato il tema della tecnologia. Ieri Deborah Brand ha fatto un ragionamentone in cui io mi sono riconosciuto e non ritrovato tanto. Cioè, molto più orientato a valle, l'ho visto. Dal tuo punto di vista, il ruolo della tecnologia nell'ingrosso, come lo vedi? Cioè, quali sono le considerazioni che puoi lasciare su questa cosa? La tecnologia, io non sono un grande fanatico della tecnologia. Cioè, non è la panacea di tutti i mali, in sostanza. Questo io vado in giro con questo telefono qua, per cui potete capire. C'ha la pila, però, che molti di voi non ce l'hanno mica. E questo qui ce l'ha. Quindi non sono un fanatico. Però la tecnologia abilita. E passare da questo magnifico strumento al BlackBerry non mi dà nessuna eccitazione, ma mi abilita a qualcosa di nuovo e aumenta la mia produttività. Tutto qua, quindi io non penso che, no, credo che sia una condizione, cioè un'opportunità che deve esserci, anche perché poi una volta che sono un po' più tecnologizzato, immediatamente ho la possibilità di attaccarmi alla tecnologia di chi mi sta sopra e magari anche alla tecnologia di chi mi sta sotto, che ormai è diventato un esercente di punto vendita giovane, che con internet ci lavora volentieri, e perché no? Vuol dire, perché non devo avere un sistema tipo quello che hanno le farmacie, dove tutto il sistema di raccordo, certo, con l'ingrosso è tutto completamente automatizzato, che non passa più nessuna carta né telefonate, perdite di tempo. Digito, vedo quello che c'è, digito, mi faccio inviare, mi viene data una risposta quando mi arriva. Bellissimo. Però non pensi che ci sia un elemento di complessità che ieri non è emerso, nel senso che la barriera all'acquisizione della tecnologia sia bassa in termini di costi, è vero, le tecnologie sono precipitate come costo. Però, per esempio, parlando con l'amministratore delegato di Google in Italia, lui dice costa poco la tecnologia, ma bisogna cambiare organizzativamente l'azienda in un modo molto forte, e questo vuol dire intervenire, investire tanto, cambiando completamente anche del logico di funzionamento. Questa è la cosa che mi sembra sia sfuggita un po' ieri. Non so se tu sei d'accordo. L'acquisire tecnologia è una premessa per modificare la propria organizzazione in modo coerente con la nuova divisione del lavoro tra gli esseri umani e le macchine. Questa è la difficoltà interna. Ce ne aggiunge una che è emersa dalle vostre votazioni di ieri, il rapporto con coloro che la tecnologia ve la vendono, che spesso è effettivamente un rapporto impossibile, nel senso che parlano un'altra lingua, quindi non riuscendo neanche loro a esprimersi, a far capire, uno diventa molto diffidente, che aveva paura del celebre pacco tecnologico. E adesso, siccome il ragionamento che hai fatto mi è piaciuto molto, se tu sei d'accordo, ti userei come grillo parlante in questa tavola rotonda. Hai una wild card, puoi intervenire sulle considerazioni. Ho giusto qui una sedia che avevo sotto, che avevo tolto, mi siedo lì e quindi facciamo un fuori programma che mi sembra interessante. Il microfono, puoi usare il gelato, e a questo punto chiamerei il mondo delle imprese. Abbiamo con noi Franco Manna, il presidente di Rosso Pomodoro. Un piccolo applauso, visto che gli spostamenti sono stati complessi, sulla prima sedia. Maurizio Pettorino, prima sedia, direttore commerciale di Coca-Cola HPC Italia. Buongiorno Maurizio. Un'altra nuova presenza è Lucio Pinetti, il presidente di Confida, vendita automatica. Questo è un punto di grande interesse per noi. Un grossista, Lucio Roncoroni, che è laggiù, presidente di CDA, e Enrico Zoppas, benvenuto cavaliere da noi, presidente di Acqua Minerale San Benedetto. Ho tenuto qui Luca per riuscire a smontare le teorie che magari non sono proprio convincenti, quindi penso sia una presenza utile. Darei subito la parola alla new entry. Abbiamo qui il presidente di Confida, un mondo nuovo, interessante, che si sta sviluppando. Io ho visto in Giappone delle cose incredibili che in Italia ancora ci sogniamo, grandi spazi di sviluppo anche per effetto di tutte queste normative che stanno cambiando. Volevo sentire da Pinetti qual è la situazione, come la vedete voi, che tipo di sviluppo potrà avere il vostro settore e quali sono le sinergie, le cose che potreste fare con il mondo dell'ingrosso in questo momento e con l'industria ovviamente. Grazie. Beh, innanzitutto grazie dell'invito, dell'ospitalità, grazie per avermi dato la parola come new entry
la prima prova di rompere il ghiaccio, quindi è ancora più imbarazzante, ma credo di farlo, cercherò di farlo assolutamente volentieri. Beh, prima di entrare nel merito, volevo testimoniarvi la sorpresa e la gioia con cui ho visto parlare di vending in una relazione, in un consesso pubblico, è già raro. Quindi questo qui è già un segnale importante per noi, vedere che Bain in qualche modo tratta la materia del vending con una analisi specifica, quantomeno ci inorgoglisce. Devo però dare qualche correttivo, nel senso che il vending poi è un canale che è così in rapida evoluzione anche oggi, che star dietro i numeri non è molto agevole. Quindi per evitare che passi il messaggio che il vending, da quello che appariva, sia ancora oggi uno dei canali dove maggiormente si possono raccogliere margini con minore sforzo, ahimè non è così, se no nemmeno noi penseremmo alla diversificazione, invece ci pensiamo tutti i giorni. Direi che il quadro oggi è più o meno questo: noi abbiamo più di un migliaio di operatori che possiamo definire operatori del vending, di cui 30 detengono l'80% del mercato, quindi in realtà la concentrazione dagli ultimi dati che abbiamo visto è aumentata fortemente, e di questi 35 detengono il 40% del mercato. Quindi parliamo di una connotazione che è diversa. Ben più importante è correggere il tiro sulle marginalità. Ieri abbiamo visto una chart che parlava degli aumenti delle materie prime nel mondo food, zucchero, caffè. Io, a parte il lupolo e il malto, me le sono ritrovate tutte, nel senso che il vending ce le aveva tutte. A queste va aggiunta la plastica, che per noi è elemento essenziale sia nella parte confezionata che a preparazione estemporanea, il costo del lavoro di cui abbiamo parlato, che nel mondo del commercio ben sapete che ha subito anche i suoi tocchi. Ergo, dimentichiamoci EBITDA del 17%, perché questa era la situazione di qualche tempo fa. Oggi purtroppo, ai prezzi che abbiamo visto, se poi aggiungiamo anche altri effetti della crisi gravi, che sono la maggiore richiesta di canoni di concessione, quando mancano soldi, mancano anche la pubblica amministrazione, cerca di recuperarli dove può, non c'è gara d'appalto che...